Buongiorno e buona domenica a tutti. Oggi è anche la festa della mamma, perciò non possiamo non pregare per tutte le mamme del mondo, anche per quelle mamme che stanno pensando di abortire, che il Signore dia loro la forza di non porre fine alla vita, dicendo sì all'amore. Ovviamente una preghiera specialissima va proprio alla nostra mamma, ma ascoltiamo il Vangelo di questa giornata. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Ecco, uno di quei Vangeli che ci inchioda alla sedia e non ci lascia scampo. Il Signore ci dice: svegliati, io ti ho scelto e ti ho dato un compito. Di fronte a questa scelta, a questo compito, tu che cosa vuoi opporre? La tua tristezza, il tuo male, il tuo affanno? Gesù non ha detto ti ho scelto per quando starai bene o per quando tutto andrà come tu vuoi. La ragione per cui a me e a te viene dato alito di vita, il motivo per cui ogni giorno ci svegliamo e ci viene donato un giorno in più da vivere, è anzitutto quello di corrispondere al comandamento che ci insegna oggi Gesù, amarci gli uni gli altri. Questo è il primo e principale compito che ciascun cristiano dovrebbe mettere in pratica. Se non lo facciamo, tutto il resto perde valore. Possiamo anche fare carriera, diventare presidenti della Repubblica, amministratori delegati di una società, potremmo pure fare i papi. Ma se non ci amiamo anzitutto fra di noi, come fratelli in Cristo, non stiamo corrispondendo alla universale vocazione dell'amore. Un amore che non è generico, un generico volersi bene, ma uno scegliersi, uno stimarsi a vicenda, un gareggiare nell'essere amici, che ha come unico limite il male volutamente inflitto da qualcuno nei confronti di un altro. Non perché chi fa il male non debba essere amato, anzi, ma perché chi fa il male deve essere fermato e non va confermato nei suoi propositi. Ma l'amore ha una caratteristica molto particolare. Quando si ama, si prova la vera gioia. Se si vuole essere lieti, bisogna imparare dunque ad amare. Amare è conveniente perché riempie il cuore. E amare è possibile perché la fonte dell'amore ci ha scelti per questo compito. Chiediamoci oggi sinceramente come noi stiamo di fronte al male, se preferiamo amare comunque o se il male ci determina in qualche modo. Proviamo ad amare anche i nostri nemici, almeno riproponiamocelo. Nel frattempo ti chiedo di mettere un commento a questo video e di condividerlo se ti va con gli amici che pensi possano trovarne giovamento. E noi ci rivediamo domani. Buona domenica. Ciao.